si arriva ai punti in cui il rischio e la paura della morte diventano minori di quelli del comprendere che ogni giorno sarai ossessionato dai dolori. Tocca il cuore la storia di Marco Fallini, 33enne di Prata Camportaccio, il valchiavennasco che vive a Lugano, a 15 anni ha accusato i primi problemi di salute. Un disagio che piano piano ha alzato il velo su una terribile malattia, la spondiloentensoartrite, patologia rara, degenerativa, che da 6 anni gli provoca dolori, costringendolo gran parte della sua giornata a letto. Concretamente io sento da anni dei chiodi come se conficcati negli inguini e nel bacino, quindi su tutta l'anca, come se fosse un costume che crea dolore e dei bruciori che rimangono lì in sottofondo e con i quali devi cercare di fare i conti. Come hai scoperto di avere questa malattia? Diciamo che per praticamente 12-13 anni non mi è stato diagnosticato nulla di questo tipo. Ho iniziato a ricercare molto e poi come fisioterapista ho trovato delle diagnosi che rientravano molto con i miei segni, i miei sintomi e la mia storia clinica. Solamente che si è arrivati con tanti anni di ritardo dall'esordio. Oggi ti ritrovi in un corpo che non ti appartiene. Chi era Marco Fallini prima della malattia? Viaggiavo, studiavo molto, cercavo di rendere ogni ora importante. Tu hai una speranza, di cosa hai bisogno? Di pensare che posso ancora tornare a stare seduto, a leggere un libro, a poter essere un riferimento per i ragazzi, per la mia famiglia, per i miei amici. Oltre 100 gli specialisti che lo hanno visitato, 4 gli interventi chirurgici ai quali si è sottoposto con cure rivelatesi inefficaci, ma Marco continua a lottare, da qui l'idea di realizzare il blog helpingmarco.com, in cui racconta la sua storia sperando che medici e ricercatori possano aiutarlo e ridargli speranza. Non ho nessun pregiudizio su ciò che potrebbe aiutarmi. Potrebbe essere un medico, un'operazione, una ipnosi. E quando una persona è viva, non vuole assistere al lento disfacersi di tutto ciò che ha costruito.